Ciao mamma. Ciao Stefi. Ciao ragazzi. Allora, non spiegherò, non dirò niente, vi faccio vedere l'effetto. Vi dico solo che è in vendita, ragazzi. Chi vuole mi contatti. Basta. Mazzo di carte regolari. Sì. Ok, regolarissimo. Dopodiché le carte vanno mescolate. Poi se lo faccio io, ecco, come vedete ho fatto un bellissimo mescolio, se lo faccio io, possono pensare che magari me le ordino, mescolo le carte. Questo è importante, ragazzi, perché come mescola una persona benissimo, tranquillamente. Guardate, ragazzi, perché questo effetto è pauroso, non sto scherzando. Taglia pure il mazzo, fai quante volte vuoi, tagli, fai tutto quello che vuoi. Nessuno, solo un mondo astrale può sapere la situazione, l'ordine del mazzo. Sei d'accordo? L'universo può saperlo, nessuno può sapere. Ora ascolta benissimo. Tu prendi le carte, le giri di faccia, fai vedere una carta che ti fermi a tuo gusto e poi chiudi tutto. Ok. Aspetta, però io mi tapperò le orecchie e parlerò bla 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 per non sentire niente e non guarderò. Bla 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 bla. Io non posso sapere niente, sei d'accordo? Bla 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 bla. Staccherò quando mi fai capire che è finito. Fatto? Fatto? Ok, ho sentito fatto. Bene ragazzi, io sfido al mondo intero di questo mazzo a sapere la tua carta. Sei d'accordo che è impossibile? Sì, ho fatto tutto io. È impossibile. Questo perché è impossibile? Perché nessuno può sapere da entrare nella tua mente. Sei d'accordo? Sì. Posso entrare nella tua mente? Assolutamente no. No, perfetto. Ma c'è un modo unico al mondo. La tua carta è la donna di fiori. Sì. Sì. E non solo. No. Donna. No, è la mia carta, sì, eccola. Chi vuole mi contatti. Bravo. Ciao ragazzi, come hai fatto, Stefi?